Ed è domenica quando ritroviamo il nostro amico biblista, padre Ernesto della Corte, in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana, padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a te, è una gioia il tuo saluto. È domenica quando mi vedete, è domenica quando arriva questo tempo di grazia che è Pasqua della settimana. Eh sì, è il, giorno, è il vero giorno del Signore. E oggi Gesù continua a farci una scuola di preghiera. Ci dice che per pregare, per rivolgerci a Dio, è fondamentale l'umiltà per non cadere poi nella presunzione di essere giusti e di disprezzare gli altri. Sì, guarda che noi siamo sempre in queste domeniche lungo il viaggio che porta a Gerusalemme. Domenica scorsa la bellissima parabola... Del giudice iniquo e della vedova, e Gesù ci ha insegnato che l'insistenza è figlia della confidenza e che se un giudice iniquo ha fatto finalmente giustizia per questa povera vedova, a maggior ragione Dio che padre, interviene e ci ha lasciato sospesi domenica scorsa, se ricordate, dicendoci: ma quando il figlio dell'uomo torna, tornerà. Ma troverà la fede. Perché il problema grosso è esattamente quello che c'è anche oggi, nella famosa parabola del fariseo e del pubblicano. Questo pubblicano che è un po' come il nostro San Matteo, un esattore, no? Avvicinandosi a Gerusalemme, Gesù vuole portarci a riflettere: a riflettere i suoi discepoli sull'orgoglio, come dicevi tu, su questa presunzione umana, perché sono due difetti che possono lasciarci fuori dal regno. Ecco perché il testo di domenica scorsa. Ma insomma, voi la fede ce l'avete o no? Confidiamo o no nel Signore? Oppure c'è sempre quel tarlo terribile che ci convince che ognuno di noi ha dei meriti davanti a Dio? Qui Paolo, che è il grande maestro di Luca, eh, davvero eh, dice le cose con chiarezza. No? La salvezza è grazie alla fede che noi dobbiamo accogliere. Questi due personaggi oggi non rappresentano soltanto diciamo, due modi di pregare, ma sono soprattutto due persone che ci danno due stili di vita diversi, vivono in modo diverso la relazione con Dio. Siamo convinti, forse come il fariseo, che presumersi giusto sia giusto o piuttosto ci condanna. La salvezza è quello che vuole dirci Gesù è un dono sempre immeritato. Quando anche pensiamo di aver esaudito la legge, ricordate qualche settimana fa, quando anche avete fatto tutto come quel servo, voi siete a creio i, poveri servi, eh? a creoi d'uroi, siamo poveri servi, abbiamo fatto quello che dovevamo. Luca, che cosa ci dice oggi? Nel primo versetto ci mette davanti una sorta di indicazione. La parabola è nei confronti di alcuni che confidano di essere giusti, non solo, ma fanno anche un errore, dice Luca, disprezzano gli altri, perché spesso chi si crede giusto non solo si mette al centro dell'attenzione degli altri, ma corre il rischio di disprezzare gli altri, non si aspetta nulla dal Signore, è un po' come il re Rode di cui parlerà poi nel capitolo 23 il nostro Luca. Ecco perché davanti a questi due personaggi, il fariseo e il pubblicano, siamo davanti a due disposizioni diverse. Questo fariseo ha due cose molto errate: la presunzione di essere già giusto davanti al Signore, e poi di sentirsi superiore agli altri, si erge sugli altri, è l'atteggiamento di chi presume di sé, la iubris, questa sorta di, 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 di grande orgoglio che ci ci mette sopra gli altri, ci condanna. Sono due atteggiamenti estremamente, come dire, offensivi, non solo di Dio, ma anche dall'altro. Il che vuol dire che dietro la preghiera c'è innanzitutto un atteggiamento, c'è una vita. Ecco perché Gesù eh, ci vuole parlare di due situazioni che sono agli antipodi. Guardiamo ad esempio la prima figura. Come viene presentato il fariseo? È in piedi prega tra sé e sé, ringrazia Dio, eh? egli presume di sé, è sicuro della sua giustizia, anzi, lui dice di essere scrupoloso, di fare le cose come la legge comanda, anzi, fa ancora di più. C'è un'espressione che colpisce, soprattutto in 18.11, quando il fariseo ha l'ardire di dire, ti ringrazio Signore, che non sono come gli altri. Uomini rapaci, ingiusti, adulteri, e poi, visto che sta ai primi banchi, dice: E nemmeno come quello che mi sta dietro, come questo povero pubblicano, che invece era in disparte, quasi in fondo, a pregare con molta umiltà. Vedete, questo soliloquio del fariseo è tutto centrato su di sé. Sembra una preghiera, ma in realtà, quest'uomo non si aspetta nulla da Dio, ha tutto il suo io. Ecco perché il fariseo eh, che come venivano definiti proprio da Luca qualche capitolo prima, amanti del denaro, sbeffeggiatori, giustificano se stessi e si autoesaltano. C'è molta ironia in questa presentazione che ne fa l'evangelista. In realtà il fariseo è un uomo che sparla degli altri, mettendo se stesso al centro. Riguarda quello che lui afferma le copere soprattutto che egli afferma, lui dice la verità, non dice il falso. Lui obbedisce alla legge e va anche oltre la legge, addirittura due volte alla settimana fa digiuno, paga la decima non solo di quello che vende, ma anche di quello che acquista. In questo il fariseo dice la verità, non è qui il suo difetto, lui è uno che osserva scrupolosamente la legge. Potremmo definire una persona di spirito di sacrificio, non si accontenta dello stretto necessario, fa molto di più, quindi digiuna addirittura una volta di più. Il problema è l'atteggiamento che ha quest'uomo. Lui si ritiene incredito presso Dio, quanto ci somiglia. Lui non si aspetta nulla dalla misericordia di Dio, non si aspetta la salvezza, non crede che sia un dono, ma è un premio che gli spetta. È una medaglia che bisogna dargli perché lui è scrupoloso. Veramente quanto ci somiglia, Anna Maria? Eh, potremmo guardare davvero in lui un po' ognuno di noi, eh, bisognerebbe perderla invece questa falsa consapevolezza, che inizia proprio con quel ti ringrazio. Addirittura ringrazia il Signore di essere autocentrato, non guarda Dio, non si aspetta nulla, è tutto fondato su di sé. È qualcosa di mostruoso dall'altra parte invece, ecco agli antipodi c'è questo povero peccatore pubblicani e peccatori sono appartenenti alla stessa categoria Luca ci dice che sta lontano, non ha nemmeno il coraggio di alzare gli occhi al cielo si batte il petto e lui prega oh Dio, sii benevolo come peccatore sta lontano perché sente la propria condizione e mentre il fariseo è in piedi lui ha lo, con lo sguardo abbassato che è l'atto stesso della preghiera. Lui avverte a coscienza che non può nemmeno pregare, si batte il petto, ha una coscienza molto forte di essere peccatore, forse sarà anche sconfortato. Direi che questa preghiera del pubblicano assomiglia molto a quella di Davide, no? Ho peccato, ho peccato contro di te, non sono più degno davvero di poterti pregare, Signore, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. È molto bello questo ritratto del pubblicano. Siamo davanti a due personaggi che sono davvero antitetici, due modi di essere diversi, due modi di concepire la preghiera in modo diverso. E quindi la parabola vuole parlarci della preghiera, ma poi alla fine Gesù, come al solito, va sempre oltre. Ci colpisce perché dice, sono due modi di vivere. Dimmi come vivi, ti dirò come preghi. Quindi la preghiera davvero dipende molto dalla nostra Vita. La preghiera è qualcosa che va oltre se stessa. Ciò che va raddrizzato non è la preghiera, ma è il modo di concepire Dio, ecco la fede, la relazione con Lui, e soprattutto come concepiamo la salvezza. Viene dall'alto? È un dono o crediamo di meritarla? Ecco perché il testo chiude e dice: io vi dico, questi a differenza dell'altro, cioè il pubblicano, torna a casa giustificato. E Gesù dice: chiunque si innalza sarà umiliato, chi si umilia sarà innalzato. Ecco il punto di vista di Dio. Chi si crede già giusto, chi si crede già in relazione con Dio, scoprirà amaramente che non ama Dio, ma è proprio io, mentre il pubblicano davvero, riconoscendo il proprio peccato, si mette nelle mani del Signore, tutto si aspetta da lui, per cui la vera umiltà è attendersi tutto dal Signore senza mai presumere di sé, ecco la lezione che oggi il Signore in questa Pasqua della settimana offre a tutti noi, cominciando anche da me. Ed è una lezione che serve anche per metterci un po' così in ascolto di noi stessi, farci un esame di coscienza perché in questo sottile narcisismo più o meno ci cadiamo tutti. Sì, è un atteggiamento in cui credo che Anna Maria, nessuno di noi può Esanze. pensare di essere esente da questo mm -hmm. peccato. Perché c'è il rischio di sentirsi giusti davanti al Signore. I santi si confessavano ogni giorno. Pensiamo al nostro Padre Pio, che aveva nei suoi scritti, lo dichiara: sempre questa coscienza di essere un piccolo, un povero, una povera persona, di avere sempre bisogno del perdono del Signore. Sappiamo quanto fosse grande la sua santità. Ma sentirsi santi è un atto di orgoglio, sentirsi peccatore è un atto di santità perché noi dipendiamo da Dio. Dovremmo sempre fare quella preghiera di quell'estofante sulla croce, il malfattore. Gesù, ricordati di me. Vi confesso che ogni giorno quando celebro la Messa e c'è l'atto penitenziale, io dico solo questa parola sempre al Signore. Gesù, ricordati di me. Lui sa il nostro cuore, sa di che cosa abbiamo bisogno. Mettersi nelle mani di Dio è l'atto di responsabilità e di saggezza migliore che l'uomo possa fare. Bellissimo, lo faremo anche noi. Metteremo, ci metteremo davanti a Gesù a misurarci con Lui senza confrontarci con gli altri, riconoscendo il bisogno che abbiamo del Suo amore e della Sua misericordia. Padre Ernesto, grazie. grazie. Potremmo fare nostro il Salmo di oggi, quando in quel versetto, salmo 33, 9, dice: Quanto è soave il Signore. Gustate, beato l'uomo che a Lui si affida. Ecco il ritratto dell'umiltà ecco buona pasta della settimana grazie padre Ernesto, shalom shalom